Oggi si festeggia San Gregorio Barbarigo, il nobile veneziano diventato santo. Grande mente e anche grande cuore. Sin da fanciullo, quando si alzava di notte per contemplare il cielo stellato e poi magari si riaddormentava sul davanzale, lasciando che lo guardassero le stelle. Stupenda figura di studioso e anche di promotore di cultura per il suo mecenatismo. Ma chi è Gregorio? Gregorio nasce a Venezia il 16 settembre dell'anno 1625 da una famiglia nobile originaria dell'Istria. Primogenito di quattro figli, figli di Lucrezia Lion e di Gianfrancesco, un autentico maestro di vita, di scienza e di spiritualità, prendendo da lui l'abitudine di recitare quotidianamente l'ufficio della Madonna. Gregorio, dopo essersi laureato all'Università di Padova, divenne sacerdote. Intanto a Roma scoppia la peste bubbonica, ricordate, che provoca migliaia di vittime. E qui Papa Alessandro VII, nome di battesimo Fabio Chigi, da cui il Palazzo Chigi, incoraggia i romani recandosi tra la gente e decide di chiamare il Barbarigo a dirigere i soccorsi in Trastevere, epicentro vero del contagio. Avevo una paura al principio che mi sentivo morire, scriveva Gregorio, ricordando quel periodo. E ciò nonostante Gregorio accetta l'incarico di organizzare la pubblica sanità, mostrandosi un uomo attivissimo e molto coraggioso. Nell'anno 1657 venne nominato vescovo, vescovo di Bergamo, e i bergamaschi lo ricordano molto. A chi gli chiedeva chi fosse il nuovo vescovo di Bergamo, il cardinal Carafa, legato papale a Bologna, rispondeva: «Leggi San Carlo Borromeo e lo saprai», per dire quanto fosse uguale questo vescovo. Gregorio Barbarigo, consacrato vescovo nel luglio del 1657, per alleggerire, diciamo così, il carico del trasloco da Roma a Bergamo, che cosa ha fatto? Si è privato di gran parte della sua roba e soprattutto dei suoi amati libri, ad eccezione degli Atta di San Carlo. Essendo quel libro, come ha scritto egli stesso più tardi, il solo libro si può dire del quale io ho bisogno a Bergamo. Ecco, c'è chi ha detto che è pericoloso, naturalmente positivamente, chi legge un solo libro. E il Barbarigo ha fatto così. Come pastore, la sua attenzione va soprattutto alle scuole della dottrina cristiana, ma anche alla formazione dei candidati al sacerdozio, alla quale lui teneva molto. Qualche anno dopo essere stato creato vescovo, viene anche creato cardinale e poi destinato all'importante sede episcopale di Padova, dove nelle frequenti visite pastorali alle oltre 320 parrocchie, Gregorio ama confondersi in mezzo alle folle, le folle irrequiete dei bambini, per far che cosa? Per spiegare loro il catechismo. Era davvero un pastore. Egli concludeva il suo programma pastorale sempre così: il vedere certe occasioni di scandali, di peccati, senza sapere che ripiego prendere. Questi, fratelli, saranno i miei crepacuore, diceva lui. Questi i miei guai, queste le mie lacrime. È una frase che lui ripeteva sempre, perché veramente era il suo problema ed era anche la sua preghiera. Nella città del grande Ateneo, appunto Padova, dà slancio al grande seminario. Infatti, la sua preoccupazione principale, lo accennavamo, è la formazione delle nuove leve del clero. E per raggiungere il suo scopo, che cosa fa? Vende tutta l'argenteria del palazzo e acquista un vecchio monastero che trasforma in seminario. E poi cosa fa? Poi non bada a spese per reclutare insegnanti a Milano e perfino reclutare insegnanti all'estero. Si reca quotidianamente tra gli alunni perché, come scrive il Granduca Cosimo III, il seminario, diceva lui, è un poco
di spasso per me, o per dir meglio, l'unico spasso che trovo tra le spine del governo episcopale. Bella figura. Stimola la formazione teologica e anche la formazione biblica, e la vuole anche arricchita di sapere classico, di scienza, di familiarità con le lingue. Già da allora se ne sentiva il bisogno. Dà ai chierici una ricchissima biblioteca e crea una tipografia anche con caratteri greci e con caratteri orientali, gettando così i ponti culturali già da allora tra l'Europa e l'Asia. E al tempo stesso, come racconta un testimone, il cardinale mangia con la servitù e non lascia mai di insegnare la dottrina cristiana, di fare le missioni, non solo, ma anche di assistere i moribondi. Sui costumi del clero, poi, questo cardinale davvero non scherza. Incaricato da Papa Innocenzo XI di ispezionare un convento romano allora chiacchierato, deve essere andato giù deciso, perché fulmineo, un timore salutare, coglie tutti i frati dell'urbe, della città. Sono diventate celebri le sue lettere pastorali e oggetto di studio storico anche le sue visite pastorali. Una figura davvero di primo piano come uomo, ma soprattutto come ecclesiastico. Nei due ultimi conclavi ai quali ha partecipato, è sul punto di diventare Papa. E cosa fa? E dice sempre di no, perché lui vuol fare il pastore d'anime. Per lui vivere è Padova, è lo studio, è la carità, è suonare la campanella del catechismo ai bambini, preparando magari i banchi e le sedie da solo, per la gioia di educarli personalmente, educarli alla fede come un padre, come un tempo accudiva con le sue mani gli appestati di Trastevere. Ecco, nel maggio dell'anno 1697 parte per la sua ultima visita pastorale e il mese successivo muore. Nell'anno 1960 Giovanni XXIII lo ha elevato agli onori degli altari, annoverandolo tra i santi. E allora noi oggi invochiamo, nella festa del Barbarigo, invochiamo questo santo perché ci aiuti a vivere la fede con profondità e amore verso i fratelli. Le stelle che brillano e le tue forze in movimento. Tutto si dilegua con lo splendore della tua luce e rimane inerte di fronte alla potenza della tua grandezza. Tu solo sei visibile, tu palesi l'immagine del Padre Onnipotente e così ci manifesti la sublimità del Padre e del Figlio. Come il Padre è onnipotente nelle sfere celesti, così tu, figlio suo, sei nel nostro universo il primigenio, la guida e il signore di ogni imperio. Tu, fin dalle origini, sei la seconda grandezza che proviene da quella del Padre. Tu sei il fondamento di tutta la terra. Tu sei il nostro archetipo, la mente ordinatrice e il nostro nocchiero. Tu sei la nostra strada è la porta che si apre alla luce. Tu sei l'immagine della giustizia. Tu sei sempre la nostra stella luminosa. Ti rendiamo grazie, lodi e benedizioni. Davanti a te pieghiamo le ginocchia e ti chiediamo, fiduciosi, ciò che ci rende giusti. Concedici di essere fermi nella fede, sani di intelletto e di corpo, per cantare sempre e incessantemente le tue lodi, perché tu, l'immortale, l'infinito, l'eterno, sia celebrato in ogni luogo. Tu sei il modello e l'essenza dello Spirito, sei il nostro Padre benedetto, il nostro Re e il nostro Dio. Se teniamo fissi gli occhi su di te, o Signore, non moriremo. Se confessiamo il tuo nome,
non ci perderemo. Amen.